Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, questo che vi abbiamo raccontato in questo video sono i trapper rapper tra i più famosi in Italia: Anna, Emischilla, Sfera Ebbasta. Vi abbiamo messo anche i sottotitoli di questi testi perché spesso per noi è un po' più generazione. Abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno del famoso aiutino. Poi quando leggiamo cosa c'è, forse è meglio di no. Aiutino da casa. E ora vi vogliamo presentare invece due ragazzi che sono due trapper che appartengono a quella che è cosiddetta chiamata non la scuola romana, quella della pittura del Novecento. No, che appartengono alla scuola, come dire, ai rapper, due famosi trapper romani che sono qui in studio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuti. Alex Sayambul. Sì. Che sei tu, e invece quest'altro amico, il Pappa, lei si chiama, no? Buongiorno, sì, ha detto bene. Il Pappa. Allora, intanto posso chiedere, lei ha una serie di tatuaggi in particolare, non so se la regia e può aiutare, c'ha questa sciabo, cos'è quella? Quel... No, questo è un coltello, si chiama Karambit. Io studiai anni fa questo coltello. Dall'altra parte. Eccola. Si vede? C'è un coltello tatuato. Non è un richiamo alla violenza, volevo precisare questo. No, beh, neanche alla pace però, mi pare, no, di capire. È un contesto, comunque è stato fatto in un contesto di allenamento. È stato fatto in un contesto di allenamento e disciplina, comunque sia. La violenza non mi appartiene. È tutto tatuato, lei ha altre armi tatuate? No, armi non ce le ho. Ma microfono? Una rosa, mi scusi, una rosa, un serpentino, un altro serpentino qua, una scrittina, niente di che. E lei, Alex Sayambul, anche lei è un trapper, adesso tra poco sentiremo magari subito un assaggio delle vostre canzoni, che però hanno dei testi... Crudi, un po' crudi. Crudi? Sì. Da quale ambiente venite voi? Io vengo da una borgata di Roma. Tenga il microfono vicino, quale vengo borgata? Vengo da una borgata di Roma, Tormarancia. Tormarancia? Sì. Quindi siete cresciuti anche in un contesto... cresciuti in un contesto abbastanza crudo, un po' forte, quindi... Violento? In alcuni casi sì, forse in alcuni casi sì. Ecco, in alcuni casi appunto anche alcuni di voi hanno avuto una storia anche travagliata alle spalle. Vabbè, si sa che comunque nelle borgate di Roma c'è maggiore povertà, quindi maggiore criminalità, perché comunque la gente non ha lavoro, quindi c'è maggiore criminalità, quindi... La mattina quando ti alzi non è che vedi le stesse scene che vedo un ragazzo che abita magari in centro, vedi delle cose un po' diverse. Quindi possiamo dire che, diciamo, i vostri testi, Pappa, cioè i vostri testi sono frutto esattamente del contesto sociale nel quale venite? I miei testi sono il frutto di quello che ho vissuto io in passato, quindi racconto delle storie che ho vissuto io o delle storie che hanno vissuto dei miei amici coetanei. Ma il rap comunque in generale è sempre stato così, ha sempre raccontato storie, nel senso che vanno a raccontare l'attualità di quello che uno vive. L'attualità però è fatta anche di altro che di violenza. C'è un dettaglio che mi colpisce, se possiamo inquadrare vicino all'occhio del Pappa, come si chiama, Pappa, no? Come no, sì. C'ha queste lacrime che, se non ricordo male, sono le lacrime che si tatuano i detenuti in carcere. Sì, ci sta questo qua. Sbaglio? È così? No, è così, è un altro stereotipo, come in tutti i sensi ci stanno anche le eccezioni. Io sono un'eccezione, ecco, non ho ucciso nessuno, caro, non ho ucciso nessuno. Ma io non è che stavo facendo il processo, però il richiamo, diciamo, al carcere con non era quello il mio intento, però nel senso, sì, questo qua è una cosa che suscita comunque nelle... Allora, voglio far sentire i testi delle vostre canzoni. Avete mai pensato che le vostre canzoni in qualche modo potessero... Perché ci sono parole d'odio nelle vostre canzoni, no? Di rabbia, come le possiamo definire? Sì, è una forma di scrivere un po' cruda che arriva più diretta alle persone. Il rap comunque è una forma di sfogo. Certo. Cioè, quindi noi raccontiamo solo delle cose un po' più crude per arrivare più d'impatto alla gente. Parlo sempre di me stesso, come scrivo io. Ma quello che vi voglio chiedere, non pensate che alle volte queste vostre parole, visto che siete seguiti da milioni di persone, quanti sono i vostri followers alla fine? Non tantissimi, 110, però nel senso 110.000. Abbiamo comunque parecchie views. Ma che la vostra comunità possa in qualche modo mandare dei messaggi assolutamente distorti, incentivare la violenza. Io, da quello che ho vissuto con il rap, io sono sempre stato amante del rap e i valori che ho imparato non me l'hanno imparato le canzoni, me l'hanno imparato i miei genitori. Quindi non andavo a vedere quello che facevano i rapper o dicevano e poi dopo lo emulavo a scuola o in giro. Poi c'è anche un mercato che detta certe leggi, nel senso... Secondo me siete più furbi di quanto... Lei dice, siccome c'è un mercato che in qualche modo... Se parlo di violenza vengo ascoltato. No, nel senso, purtroppo è così, caro. Nel senso, non è che uno parla soltanto di
violenza, però è un aspetto che fa parte della vita, anche la violenza, come si vede in molti film, in molte scene anche cinematografiche. E voi però con quello fate i soldi. Noi facciamo, cioè, i soldi. Testi di queste canzoni in cui si parla in modo terribile delle donne, voi ci fate i soldi. Anche i film però fanno i soldi che fanno queste scene di violenza. Come se facessimo cinema. Cioè, per voi è solo fiction per voi. I video che vedete quando noi cantiamo le canzoni, comunque sono tutti attori. E allora adesso, con l'aiuto della regia, rimanete lì, siete comodi non in piedi, no? O vi devo dare le poltrone con i politici. Bene, grazie. State lì in piedi. Mi avvicino.